Venditalia 2018 è il momento del gran bel progetto di DIA Design. Siamo in compagnia di Dino Borrello, l'amministratore delegato dell'azienda, che intanto invito a salutare. Buongiorno Dino e benvenuto, anzi bentornato, dinanzi alle telecamere di VendingTV.it. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno anche a te Fabio. Io voglio premettere intanto che tu oggi vieni a tutti gli effetti premiato. Vieni premiato per il coraggio, l'audacia, la perspicacia e la perseveranza che negli ultimi 10 anni hai posto per arrivare a questo ambiziosissimo progetto. Allora, da come tu sai, noi oggi qui ci troviamo nello stand che noi chiamiamo lo stand dell'innovazione. Cioè, abbiamo voluto fare uno stand dove stiamo rappresentando tutte le strutture dove vogliamo portare la distribuzione automatica attraverso queste strutture nell'urban vending, cioè tutto ciò che servirà a dare un servizio ai cittadini nell'urbanizzazione sarà legata alla distribuzione automatica. Praticamente noi con questo progetto abbiamo aperto un canale parallelo al vending tradizionale proprio per sviluppare al meglio tutti i progetti innovativi che si stanno sviluppando, iniziando dalle colonnine elettriche, che ci sarà un exploit nel 2018 e nel 2019, dove ci sarà una collocazione capillare in tutte le città. Noi in questo progetto vorremmo entrare con la distribuzione automatica e creare un canale di business nuovo, coinvolgendo tutti i personaggi per fare un business. In questo progetto il supporto vincente che ho avuto è l'acquisizione di un grosso personaggio, come ho detto prima, di Leonardo Valle. Leonardo Valle è un personaggio che ha saputo raccogliere le mie iniziative strutturali e ha reso un progetto globale che lui oggi sta pianificando con una squadra che ha fatto intorno a sé, e penso che è una squadra vincente e che porterà sicuramente a uno sviluppo, a una crescita dell'urban vending. Detto questo, penso che sarà Leonardo Valle a continuare l'opera. Eh sì, perché lo abbiamo qui accanto a noi. Grazie, intanto ti liberiamo Dino. Grazie, grazie, grazie a tutti. E passiamo proprio a Leonardo Valle, il direttore generale di DIA Design, che ha avuto il privilegio di andare a leggere e interpretare quello che era il sogno di Dino Borrello, ovvero concretizzare con i fatti, coinvolgendo tanti altri player, un progetto futuribile. Assolutamente sì, io vengo da una esperienza multinazionale di tanti anni, ho avuto la fortuna e il privilegio di girare il mondo e da qualche mese a servizio della DIA Design ho portato un'esperienza e ho intuito qualcosa che nel mondo del vending sinceramente ancora non si era intuito, cioè bisognava unire l'urban vending alla smart city, cioè offrire un servizio completo ma smart con la distribuzione automatica e l'urban vending. Questo progetto l'abbiamo brevettato, è diventato un marchio, è diventato un marchio quindi brevettato dalla Società Italiana Brevetti, è diventato una mission brevettata alla SIAE. L'Urban Smart Mobile Vending nasce oggi, DIA Design è semplicemente la capofila di un gruppo di aziende che ci crede. Siamo riusciti a coinvolgere sia la parte tecnico-finanziaria con Banca Intesa San Paolo, sia il grande drive del paese che è Enel, attraverso la sua società che implementa e implementerà le colonnine in tutta Italia, che è Enel X. Quindi Fabio, siamo di fronte a un nuovo segmento di mercato, una nuova sfida. Io ho detto oggi e lo ripeto qui davanti ai tuoi microfoni: il vending può guidare il processo o essere guidato nel processo, perché comunque diciamo così, la decisione di passare all'elettrico è stata già presa dal grande drive del paese che è l'automotive, è stata presa in tutto il mondo. Quindi oggi siamo qua per dire a tutto il mondo del vending: guidate il processo industriale per implementare questa tecnologia partendo, ed è qui la mission etica,
dalle periferie delle nostre città, perché con queste strutture portiamo connettività, portiamo luce, portiamo sicurezza con l'Urban Security, con le telecamere, portiamo servizi al cittadino a costi veramente molto bassi, perché sono tecnologie esistenti, lo sforzo è stato integrarle e renderle disponibili in queste hub che possono dare servizio, ma soprattutto rappresentare per il vending, quindi per il nostro mondo, caro Fabio, un sistema parallelo, ma direi dallo sviluppo che non possiamo quantificare, perché usciamo dalle stanze chiuse del vending, andiamo nel paese, andiamo nei nodi intermodali dove ci sono le persone, dove le persone vanno a lavorare, vanno a scuola, vanno a studiare, vanno negli atenei, vanno negli ospedali, vanno nel pubblico, vanno nel privato, e oggi stanno minuti e ore della loro giornata in sosta, senza servizi, senza qualità e in alcuni punti anche senza sicurezza. Insomma, tanta roba. Io sono quasi senza parole, perché vorrei farti mille domande sull'idea, sugli accumulatori, i pannelli fotovoltaici. Insomma, c'è veramente tanto di cui parlare e approfondire. Ma a questo punto introduciamo coloro che sono coprotagonisti insieme a DA Design di questo progetto, a iniziare da Enel X. Sì, allora noi abbiamo un partner industriale molto importante. Enel rappresenta non soltanto una realtà industriale per l'Italia, permettetemi di dire anche una speranza. Ci sono rimaste poche aziende come Enel a guida italiana. Enel ha la solidità finanziaria, la capacità industriale per implementare una tecnologia che ci può far sanare quel gap di qualità che c'è oggi nel paese, e quindi noi Enel è per noi un'opportunità, ma anche un'opportunità per il paese. E poi Banca Intesa San Paolo, perché ha creduto nel progetto, sta finanziando il progetto, ha attraverso l'Innovation Center un dipartimento a livello nazionale per premiare iniziative come questa che fondono nell'innovazione la loro ragione di esistere, e quindi sì, sono due partner, fatica a conquistarli, soddisfazione di lavorare al loro fianco e speranza per il nostro futuro. Sono alla tua sinistra, iniziamo dal responsabile, grazie nel frattempo. Grazie, un saluto a tutti e protagonisti insieme nel prossimo futuro in questo business. Grazie, e siamo a questo punto a chi è in rappresentanza di Enel X. Esatto, salve, sono Daniele Rosato, sono qui in rappresentanza di Enel X e come abbiamo potuto già dire oggi, questo è un progetto per noi importante. C'è la possibilità insieme di sviluppare un ecosistema dove ci sia la possibilità di avere l'infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici, dove Enel X sta investendo fortemente con la volontà di installare entro la fine dell'anno 2.800 infrastrutture di ricarica sul territorio nazionale e fino a 14.000 entro il 2022. Un investimento di gran rilievo. Assolutamente. Parliamo di quanto in cifre? Parliamo di circa 100 milioni di euro, che potrebbero diventare anche 300, perché quello che è la volontà di Enel X è quello di assecondare il mercato, quindi qualora ci fosse una maggiore diffusione dei veicoli elettrici sul territorio nazionale, perché no, andremo a rivedere il nostro piano con una maggiore installazione di infrastrutture di ricarica. Perché tutti sappiamo che uno dei problemi dello sviluppo delle vendite delle auto elettriche è proprio questa scarsa possibilità di avere colonnine sul territorio in modo ben distribuito. Esatto, è uno dei problemi in questo momento, è quello che è lo scopo e la mission di Enel in questo momento, è quello di avere una rete di infrastrutture di ricarica capillare sul territorio nazionale, passando dalle isole, arrivando dalla Puglia fino ad arrivare appunto a Lombardia o in montagna. C'è appunto questa volontà da parte nostra per andare a ridurre quella che è definita l'ansia da ricarica, quindi la possibilità di rendere disponibili i veicoli elettrici non solo in un contesto urbano, ma anche per quelle che possono essere delle medie percorrenze. Noi abbiamo visto nel corso della presentazione appunto una serie di accessori che rendono sicura e multifunzionale questa struttura, dalle telecamere collegate a una stazione di testa, a una centrale collegata a sua volta con le forze dell'ordine, ai pannelli fotovoltaici, a una serie di batterie al litio ad alta potenza che possono accumulare energia nei momenti in cui c'è uno scarso servizio di rete. Qual è la sua opinione rispetto al complesso di questo progetto?
È un complesso assolutamente interessante ed importante per come è stato concepito. Quello di rendere autonome questi punti è molto molto bello, anche da un punto di vista etico e da un punto di vista appunto di quello che è il messaggio che andiamo a trasmettere a quelle che saranno le future generazioni. E avere un qualcosa dove c'è un consumo totalmente verde, secondo me, è il primo passo per lasciare un mondo migliore a chi verrà dopo di noi. Grazie, allora passiamo a chi si occupa del finanziamento di questo progetto, tutto sommato, per Banca Intesa. Sì, buongiorno a tutti, sono Ruggero Recchioni, sono il responsabile del Open Innovation per le imprese all'Innovation Center di Intesa San Paolo. Noi siamo una società del gruppo Intesa San Paolo che è esclusivamente dedicata all'innovazione. Noi ci occupiamo in particolare di promuovere l'incontro tra le nuove tecnologie e i nostri clienti. In questo caso, credete in questo progetto? Esatto, che ci è stata presentata da un nostro cliente e ha dato origine quindi a questa progettualità, è sicuramente interessante perché raccoglie in sé una serie di opportunità che non sono banali, e cioè sarebbe quelle di tenere insieme più modelli di business in un'unica opportunità e permettere quindi ad alcuni fattori di attrazione di potenziare altre iniziative come la mobilità elettrica che si devono sviluppare. Mi spiego proprio in due parole. Il fatto di avere delle vending machine, un'area attrezzata che raccoglie le persone e la disponibilità in quei posti di colonnine elettriche può portare l'aumento dell'utilizzo delle colonnine elettriche e di conseguenza lo sviluppo del territorio. Quindi abbiamo creduto in questo progetto perché era un'opportunità di sviluppo della mobilità elettrica, che è una delle cose su cui in questo momento sicuramente si andrà a puntare, viste le tendenze attuali sia tecnologiche che di orientamento. Grazie. Grazie ancora. E infine, per l'Università La Sapienza di Roma, siamo con Fabio Massimo Frattali Mascioli, l'ho pronunciata giusta? Perfetto, perfetto. Che è di fatto un partner per questo progetto molto interessante. Sono docente di elettrotecnica e teoria dei circuiti alla Sapienza, Dipartimento DIET, e da una decina d'anni circa sono il responsabile scientifico di un polo di ricerca che nasce con fondi regionali e si occupa di mobilità sostenibile e fonti rinnovabili. Qual è il ruolo dell'Università La Sapienza in questo progetto? Abbiamo visto l'integrazione di batterie ad alto contenuto potenziale, pannelli solari, prese USB per poter ricaricare dispositivi digitali, pannelli digitali per la segnaletica elettronica, insomma tanta roba che... Strutture di vario raggio. È proprio questo, è proprio quello di fare trasferimento tecnologico dai banchi dei laboratori e della ricerca verso le attività produttive, che è essenziale come compito per le università, soprattutto quelle tecnico-scientifiche, come la nostra, siamo ingegneria, ed è anche un elemento di crescita reciproca, no? Perché noi non vogliamo essere autoreferenziali, come spesso viene accusato il mondo della ricerca, vogliamo aprirci, ed è proprio col confronto con chi deve fatturare, deve vivere di innovazione tecnologica, che nascono nuove idee e si può mettere, diciamo, a disposizione anche i giovani che crescono con noi, che vengono formati nelle aule universitarie, nei nostri laboratori, perché possano trovare occasione anche di sviluppo professionale, personale. Non a caso lo strumento che a noi piace molto della nascita delle cosiddette start-up o spin-off, se orientato in questa maniera, se fin dall'inizio si crea quella sinergia, quell'osmosi, per usare un termine che mi piace, di scambio reciproco tra il mondo accademico e della ricerca e quello dell'impresa e del lavoro, nascono degli elementi formativi e degli elementi di aspirazione, di speranza professionale molto forti. Nel nostro piccolo, devo dire, usando tra l'altro il metodo sperimentale, quello scientifico, che le cose avvengono proprio così. I numeri naturalmente
sono quelli di una microimpresa, perché noi in tutto saremo una quindicina, una ventina dentro il nostro gruppo, però sono numeri significativi percentualmente. Molti dei nostri giovani si formano e vanno a collocarsi all'interno dei percorsi di partenariato che sono nati proprio per sviluppare insieme dei progetti. Ecco, è una bella occasione per rendere utile l'università non solo a formare le persone, ma anche a trovare un posto di lavoro, un'occupazione adatta a quello che è stato il percorso. Ma è un'occasione, secondo me, anche una necessità. Io posso anche dire, con una piccola vena polemica, mi sono un po' stancato di vedere, per esempio, nella nostra ultima tornata di dottori di ricerca, quindi il dottorato di ricerca è un corso di 3 anni dopo la laurea, che su 5 o 6 che ne abbiamo formati, 4 o 5 sono andati all'estero. Quindi noi ne tratteniamo al massimo 1? Mi sembra una cosa che non va bene, non per loro, che è anche bello che si faccia esperienza all'estero, non va bene al sistema, perché vuol dire che non riesce a assorbire le alte professionalità. Se non assorbe le alte professionalità, qualcosa non va, vuol dire che non ce n'è bisogno. Ma voglio essere ottimista, altri segnali mi fanno capire che invece qualcosa sta cambiando in meglio e che piano piano riusciremo a mettere un po' un sistema un po' più evoluto e dinamico, in modo che magari 4 dei nostri vanno fuori, ma vengono 4 dall'estero, c'è uno scambio culturale anche tra paesi, che è una cosa meravigliosa, poi, specie nel mondo della ricerca. E quindi, diciamo, cerchiamo di riequilibrare questo attuale squilibrio. Grazie, grazie Fabio. Amici, per Vending TV allo stand di IA Design abbiamo terminato, sentirete parlare di questo progetto. Grazie ancora. Grazie a te.